Ciao Sara, benvenuta qui sul palco del Freelance Camp Roma edizione online. Sara è Digital Communication Manager e tiene un intervento il cui titolo è Comunicare per costruire relazioni. Sara, a te la parola. Grazie mille Alessandra. Allora, io adesso devo capire come muovere le slide. Allora, intanto mi aggancio a quello che ha detto Alessandra, alle presentazioni, e voglio ringraziarvi per essere qui, anche se non possiamo vederci dal vivo, il che mi dispiace veramente tanto, però sono sicura che recupereremo, ci abbracceremo tutti e ci faremo un bel mojito, come è solito del freelance camp. E mi presento velocemente per chi non mi conosce, sono una freelance, ma va, e nasco in un paesino di provincia, quei luoghi in cui la storia e le tradizioni sono veramente attaccate, ti rimangono veramente attaccate addosso. E sono remote worker, un po' nomade digitale, almeno prima del Covid lo ero, e mi occupo di comunicare per costruire relazioni, e è di questo che voglio proprio parlarvi oggi. Non so se conoscete questo bel tipo qua in questa slide. Allora, lui, oltre a essere una persona che smuove gli ormoni di noi donne e un po' l'invidia di noi maschietti, di voi maschietti, è il protagonista di Limitless. Bradley Cooper, in quel film, assume una pillola che ne potenzia l'attività del cervello e lo fa diventare super bravissimo e super velocissimo. Ora voi starete dicendo: che cosa c'entra con noi freelance? Semplicissimo, l'analogia è per far capire che per noi freelance quella pillola è il networking. Networking, fare rete, costruire relazioni, la linfa vitale per i liberi professionisti. Perché questo? Noi purtroppo non siamo né Bradley Cooper, né abbiamo la pillola, né voglio farvi entrare nel tunnel della droga. Ma abbiamo un solo modo per fare networking con il digitale e quel modo è comunicando, perché la comunicazione è l'attivatrice delle relazioni e la facilitatrice. E in questo periodo che stiamo vivendo, il virtuale ha praticamente, diciamo, invaso quelle che sono le nostre vite e il digitale ha preso il sopravvento. La comunicazione è diventata virtuale con i colleghi, con i parenti, con i clienti. Con i collaboratori. E questo ha portato anche a molte realtà ad appoggiarsi ad internet, a conoscere internet, perché sì, purtroppo nel 2021 ci sono delle realtà che ancora non sapevano come comunicare su internet, ancora non sanno farlo, e lo utilizzano nel modo sbagliato. Avete presente quelle realtà che utilizzano internet per comunicare di essere leader del settore, tipo una faccia del genere, no? Tipo la faccia da leader del settore, tipo questa, la vedete? Questo altro bel pezzo di ragazzo che ci fa vedere la faccia da leader del settore. Purtroppo queste persone sono quelle che causano un grosso problema nel mondo di internet di oggi. E questo grosso problema si chiama purtroppo autoreferenzialità. L'autoreferenzialità possiamo definirla come veramente il male assoluto della comunicazione digitale di oggi. Ma non perché la colpa è di qualcuno o c'è una causa preponderante, ma perché purtroppo quando non sappiamo quali sono i meccanismi della comunicazione sul web, se dobbiamo parlare di noi stessi, di un nostro prodotto o di qualcosa che ci riguarda, siamo talmente appassionati, talmente coinvolti, che ci rimane naturale essere un po' troppo autocelebrativi. Proprio per questo, la comunicazione, di questo genere è giusto affidarla a persone di terze parti che praticamente non sono coinvolte in questi interessi, né negli interessi. Di strumenti, sul web oggi ce ne sono tantissimi. Solo che, secondo me, ce n'è veramente uno che assolve questo ruolo, nel modo migliore. E questo strumento è il blog. Vi starete chiedendo perché proprio il blog? Perché il blog è come se fosse la vostra casa. La vostra casa perché ci abitate, ci lavorate e ci sguazzate dentro. Perché ti rappresenta, parla di te e per te, contiene tutta la creatività e tutto l'estro possibile di cui siamo capaci. È multimediale, ma soprattutto, e sottolineo soprattutto, non è solo personal branding.
Finiamola di utilizzare il blog solo per autocelebrarsi e per fare personal branding. Perché? È utile anche per questo, ovviamente. Non pensate che io non voglia utilizzare il blog per fare personal branding, assolutamente, anzi, utilizzo anche per questo. Ma perché dietro al blog, per prima cosa, ci sono persone e relazioni. Persone che interagiscono, leggono, commentano, vedono video e che quindi costruiscono relazioni sia con te che sei colui che ha il blog, sia con le persone che interagiscono sopra questo mondo. E, praticamente il blog è un ponte tra te e le persone che sono dall'altra parte. E questo ponte, su questo ponte viaggiano i contenuti. Quindi ci sono dei contenuti che praticamente attivano delle relazioni. E questi contenuti sono, secondo me, le interviste, le rubriche, i case study, i guest post e i cross blogging. Ora voglio un po' darvi un'infarinatura di quelli che sono questi contenuti. Ed è perché aiutano a costruire relazioni. Non vi nego che ho messo le interviste per prime perché è il mio format preferito. Scritte, audio, video, come volete. Però secondo me è il format migliore per costruire relazioni perché già dal primo contatto si entra in sintonia con quella che è la persona che andrai ad intervistare e andrai a conoscere. Per fare bene queste interviste e per far sì che queste siano efficaci dal punto di vista di relazione e di contenuto, ovviamente devi trovare la persona giusta al momento giusto. Cioè, se il tuo blog tratta di un determinato argomento, dovrai trovare la persona ad hoc per quell'argomento da intervistare. E le stesse domande dovranno essere inerenti a quello che è l'argomento che hai pensato di trattare. Quindi vi do un consiglio, mi raccomando, quando dovete intervistare delle persone, fatelo con cognizione di causa e non andate solo dietro alle vanity metrics. Non intervistate quella persona solo perché è famosa, intervistatela perché serve a quello che è il vostro obiettivo. Altro contenuto, le rubriche. Le rubriche sono molto carine perché diciamo che funzionano un po' come le puntate delle serie TV. Avete presente quando c'è degli episodi e sono uno dietro l'altro e così sono le rubriche. C'è un macro argomento che viene praticamente sviscerato in tanti altri piccoli argomenti che compongono poi quello che è l'opera completa. E la cosa bella delle rubriche è che dovrai attivare quella sensazione di suspense che c'è anche nelle serie TV. Avete presente quando gli ultimi due minuti dell'episodio c'è quell'attimo in cui ti mangeresti le dita perché sta per finire, lo sai che sta per finire, e non vedi l'ora che torna la settimana successiva per poter rivedere quello che succede. Ecco, questo è quello che deve succedere con le rubriche. E passiamo poi ai case study. Case study, andiamo più sul professionale. Perché? I case study attivano relazioni proprio dal punto di vista della professionalità e delle esperienze delle persone che hanno già vissuto, perché andremo a intervistare o a raccogliere contenuti di quelle che sono le persone che hanno già affrontato un qualcosa o che hanno già avuto a che fare con delle esperienze. Questo contenuto, oltre ad attivare quelle che sono le relazioni, allargherà quella che è la tua rete professionale, qualunque questo sia. Ovviamente parliamo sempre di contenuti video, scritti, audio, qualsiasi essi siano. I guest post sono la stessa identica cosa, praticamente il guest post ha una marcia in più. Perché? È un contenuto fatto da altri, creato da altri, che viene ospitato nel tuo blog. È un po' come quando nella tua casa, appunto il blog, inviti delle persone a prendere il tè. In quel momento di convivialità la cosa che succede più positiva e più bella possibile è la contaminazione e condivisione di idee. In quel momento le idee viaggiano veloci e si amplificano talmente tanto che invece che un cervello ne diventano 4, 5, quanti siamo? E questa è la cosa bella del guest post, perché porta all'interno della tua casa professionalità nuove. Il cross blogging è un altro contenuto molto molto importante, perché è quello in cui le relazioni avvengono ancor prima della pubblicazione dello stesso, perché c'è collaborazione nel farlo, perché sono i contenuti scritti, fatti, registrati, a più mani, a più voci. Sono quei contenuti che attivano relazioni veramente da subito e collaborazioni, collaborazioni che in questo caso possono essere anche digitali. Ora, siamo quasi arrivati alla fine di questo talk. Non ho voluto fare un talk ultra tecnico perché sarebbe stato veramente pesante e forse vi avrei anche annoiato. Ho preferito dare delle buone norme e fare un vademecum su quella che è la comunicazione per costruire relazioni.
Ma prima di lasciarvi, voglio darvi un ulteriore spunto, che sono gli elementi essenziali del comunicare per costruire relazioni, e che grazie ad essi già la comunicazione costruisce relazioni già di per sé. E questi due elementi sono l'ascolto attivo e l'empatia. Perché l'ascolto attivo? Iniziamo con il dire che la comunicazione è uno scambio, se no non si chiamava comunicazione. E questo scambio avviene con i propri interlocutori, con il proprio pubblico, e queste persone vanno ascoltate. Dobbiamo smetterla di parlare di noi, sempre questo noi, noi, noi. Ma perché non iniziamo a pensare a loro? Perché è pensando proprio a loro che riusciamo a capire quali sono le loro esigenze, i loro problemi, che noi dobbiamo risolvere. Senza sapere chi è il loro, non puoi capire tu qual è, cosa vuoi comunicare, qual è la cosa che vuoi dire a loro. E l'empatia. L'empatia, già solo la parola stessa, è la sostanza della relazione. Perché empatia vuol dire, dal greco, mettersi nei panni dell'altro. E è proprio mettendosi nei panni dell'altro che riesci a comprendere i sentimenti, le emozioni, riesci a capire qual è lo stato d'animo delle persone a cui ti stai rivolgendo. E è proprio questo che aiuta a costruire fiducia nel tempo e relazioni durature, che ti fanno vivere la vita professionale che vorresti vivere. E queste sono qualsiasi, colleghi, clienti, collaboratori. E già solo tenendo a mente questi due elementi, e teneteli bene a mente perché sono loro che vi aiuteranno a comunicare per costruire relazioni. Quindi iniziate da qui, che sicuramente riuscirete a costruire le vostre relazioni anche virtualmente. Grazie. Grazie, grazie, grazie Sara. Mi dimentico di smutarmi quando rientro sul palco. Grazie per questo vademecum di comunicazione che davvero serve a tutti. Devo dire, come raccontarsi è sempre un po', come dire, con tutti i contenuti che ci sono online, trovare la forma giusta e trovare qualcosa che abbia veramente senso dire, non per riempire degli spazi che tanto sono già pieni e strapieni, esatto, ma per creare delle relazioni è importante. Mi è piaciuta questa cosa che hai detto sulle interviste. Le interviste sono sempre state uno dei contenuti diciamo principali della comunicazione del freelance camp, proprio perché il nostro obiettivo è quello di mettere le persone in relazione fra loro. E allora, come dire, conoscersi anche prima degli eventi è importante e ha sempre funzionato molto bene. Oddio, è vero che ogni tanto, qualche volta, abbiamo mandato delle interviste ricevendo delle risposte tipo monosillabiche, però sì. Ecco, anche i freelance e le freelance hanno capito che l'intervista è un'opportunità. Oltretutto adesso che abbiamo il networking corner, il database delle competenze dei freelance, le interviste sono uno di quegli elementi, uno di quei contenuti che arricchiscono diciamo il profilo di ciascuno di noi e attraverso cui gli altri possono conoscerci meglio. Ti ringrazio. No, grazie a voi, veramente. E di nuovo. È stato però forte questo primo talk al freelance camp. Ma sì, nonostante quel pochino di ansia iniziale, hai visto, è andato molto bene. Poi in realtà ce l'abbiamo tutti, anch'io sembra, faccio la poker face, ma in realtà che non è finito tutto, sono qui sui carboni e insomma non pensiate che sia poi così tranquilla. Grazie di nuovo Sara. Grazie mille Alessandra.